Allora, una breve premessa sulla natura di questi incontri, che è ben nota ai partecipanti, ma è bene precisarla anche per gli ospiti. Noi abbiamo cominciato sostanzialmente ad ottobre questo ciclo di incontri con i consiglieri comunali che hanno dato la loro disponibilità, con un obiettivo che è non quello di realizzare delle iniziative pubbliche, quindi con ampie partecipazioni, ma più un lavoro di ma più di studio, cioè un lavoro di analisi, di riflessione su quello che è lo stato di salute della democrazia locale, della democrazia comunale, facendola partire appunto da un'istituzione che dovrebbe essere, è simbolicamente l'istituzione di prossimità ai cittadini, cioè il Consiglio Comunale. Ora sappiamo, ne abbiamo lungamente dibattuto negli incontri con i tuoi colleghi consiglieri su quelli che sono stati i cambiamenti radicali che ha conosciuto il Consiglio Comunale negli ultimi 20 anni, sia in termini di poteri, sia in termini di luogo anche appunto di rappresentanza e di foro di dibattito politico. Quindi il lavoro che noi facciamo è raccogliere su una serie di questioni che vengono poste da chi partecipa a questi incontri all'ospite dei punti di vista, delle valutazioni, dell'analisi. Dopodiché, e siamo ormai diciamo nella fase conclusiva direi di questo ciclo di incontri, abbiamo ancora forse un paio di consiglieri che dovrebbero venire, dopodiché lavoriamo noi come gruppo, come Casa dei Mori, fondamente gruppo di cultura politica, lavoriamo sulla sintesi di questi incontri e speriamo di produrre in qualche modo un documento, una serie di riflessioni che siano utili ad alimentare il dibattito politico in città, anche perché ormai entriamo quest'anno nell'ultimo anno pieno di consigliatura, che poi il prossimo anno comunque nella primavera si andrà al rinnovo delle cariche elettive del comune. Quindi pensiamo che sia un lavoro importante questo anche di riflessione su questi elementi proprio della crisi della rappresentanza, delle forme in cui queste stanno evolvendo, eccetera, eccetera. Fatta questa rapida e noiosissima premessa, allora, normalmente noi realizziamo questi incontri su tre punti, su tre sezioni. La prima è molto, diciamo, utile anche a chi non ti conosce, o comunque un modo anche per riuscire ad entrare meglio, riguarda un po' alcune informazioni, alcune note di biografia, soprattutto evidentemente di biografia politica, no? della tua esperienza, della tua storia politica e poi anche istituzionale. La seconda sezione riguarda invece un po' il dibattito sui temi del tuo giudizio politico sul Consiglio Comunale, sulla macchina amministrativa, su come in qualche modo il Comune funziona bene, male nel governo della città, ma anche nelle forme, nei processi di presa di decisione, di istanza, di ascolto dei cittadini. La terza, che dovrebbe essere probabilmente la più nutrita come argomenti, riguarda invece proprio le grandi questioni della città, cioè quindi in qualche modo questioni irrisolte, questioni affrontate e soprattutto quindi anche un giudizio. Allora, io partirei dalla prima, quindi chiedendoti di presentarti proprio dal punto di vista un po' della tua biografia politica. Un abbraccio. Vabbè, allora, io intanto vi ringrazio dell'invito, insomma, mi sembra che ho accettato con un po' di ritardo, prima perché non ho colto l'invito all'inizio, proprio perso nelle... E poi quando invece me l'ho messo anche in testa dopo una chiacchierata nel cortile dei Cafarsetti con Andreina di partecipare, ho capito che sono diventato papà in maniera un po' burrascosa e quindi insomma anche lì ho avuto modo di unire diciamo alla gioia dell'evento anche fare un pochino di politica, ecco. Purtroppo è un po' una costante della mia vita, purtroppo per fortuna questa cosa qui, nel senso che appunto la politica per me è un elemento fondamentale della mia vita, è parte integrante della mia vita. Io insomma così,
non so, a me quando qualcuno mi dice sono politico di professione non mi offendo neanche più di tanto, insomma credo che sia una professione o meglio un modo di approcciare la vita che ha una sua nobiltà e che solamente i tempi in cui viviamo insomma può aver svilito in maniera così, così profonda, insomma ecco. In effetti io penso di aver cominciato a far politica da quando sono nato, insomma, dalle elementari, quando insomma, e penso di aver cominciato a far politica a sinistra, appunto, da quando ho cominciato a distinguere, insomma, che nel mondo c'erano delle piccole o grandi ingiustizie che andavano, non dico combattute, ma rispetto alle quali, insomma, era giusto prendere parte. E in effetti, insomma, io credo che parteggiare, fare parte di un partito sia una delle caratteristiche che mi distingue. In effetti nel 94, quando insomma, la moda imperante era quella insomma, di ascoltare i videomessaggi di Silvio Berlusconi, io avevo 18 anni, insomma, ho cominciato insomma, a guardarmi un pochino intorno e mi sono iscritto per la prima volta ad un partito, all'epoca era il PDS. Devo dire un po' perché mi sembrava ragionevole l'idea di poter riuscire diciamo, a trovare una via di compromesso diciamo, per cambiare appunto questa società, un po' perché, detto banalmente, insomma, la sezione della Giudecca dei 10 era più accattivante insomma, di quella di Rifondazione. Ho cominciato a fare politica, mi sono iscritto, come molti di voi che penso abbiano fatto politica di base, attaccando i volantini, i manifesti, proponendo iniziative, partecipando a iniziative, poi insomma nel 97 mi hanno chiesto per la prima volta di candidarmi al consiglio di quartiere e sono stato eletto per la prima volta all'interno di un'istituzione. Nel 2000 appunto è caduta la giunta Cacciari e mi sono ripresentato sempre con la lista in quel momento dei DS, anche se il passaggio diciamo e la nomina segretaria di Peltroni mi aveva procurato non poche perplessità sulla linea politica insomma in primis. Io mi sono ricandidato, sono stato rieletto, sono stato anche per inciso insomma il consigliere di quartiere dei DS più votato in quella tornata. Pensavo che questo volesse, cioè, significasse qualcosa in termini di anche maggiore considerazione delle cose insomma, che andavo proponendo. In particolare insomma, mi sono sempre interessato delle tematiche insomma, relative all'occupazione, anche per ragioni di natura biografica. Ho avuto purtroppo la sventura di incontrare il mobbing e appunto le pratiche quindi di attacco ai diritti di lavoratore all'interno della mia famiglia, mia mamma in particolare. Quando poi altri temi, insomma il tema della casa è sempre stato un tema sul quale io così speso molta della mia energia. Quando ho preso atto insomma, del fatto che all'interno di quel partito non c'era spazio sufficiente per questo tipo di tematiche, per questo tipo di ambiti fondamentali però della vita, e tuttora li considero tali, insomma, quando io parlo con qualcuno, con qualche cittadino, 9 su 10 insomma, mi parlano dei loro problemi di casa o di lavoro, insomma, quindi credo che quando appunto ho preso atto di questa impossibilità a portare avanti in maniera decorosa, o quantomeno anche decorosa per quella che era insomma, il punto di vista di un ventenne, insomma, che penso abbia l'ambizione no, anche di provare a cambiare il mondo in maniera un po' radicale, in più complice il fatto che in quell'anno c'è stato secondo me un vero e proprio punto di passaggio per il nostro pianeta, che è stato insomma il movimento di Genova, che poi è culminato a Genova con insomma in quel momento ho visto chi stava da una parte e chi stava dall'altra e ho pensato insomma di lasciare quel partito e di iscrivermi alla Rifondazione Comunista.
che per inciso un anno prima mi aveva chiesto di candidarmi al Comune di Venezia, al contrario. Però io insomma, per penso che insomma le parole, insomma l'opportunismo ecco, in politica sia una cosa che anche questa non che questa sì che non va coltivata. Mi sono quindi iscritto a quel partito, ho cominciato a fare politica in maniera finalmente un po' soddisfacente, in particolare ho avuto modo di fare una meravigliosa esperienza legata ai movimenti per il diritto alla casa. Dal 2001 ad oggi insomma sono state decine le sfratti, che abbiamo bloccato, decine le manifestazioni che abbiamo fatto e devo dire non sempre vincendo, anzi quasi mai vincendo, però voglio dire quantomeno la soddisfazione insomma di far politica, la gioia di far politica. Cioè, nel 2005 mi è stata offerta l'opportunità di candidarmi al Consiglio Comunale, sostenuto appunto anche da quei movimenti con cui, che nel frattempo insomma, con i quali ci eravamo conosciuti. Sono stato eletto in Consiglio Comunale, ahimè, diciamo, nel bel mezzo della tempesta perfetta, nel senso che, e questo credo sia uno dei passaggi che ha inciso profondamente, incide tuttora, insomma, nella qualità della democrazia della nostra città. Cioè il 2005, sapete meglio di me, insomma, c'è stata l'esperienza devastante, la vittoria di Massimo Cacciari con la cosa del voto disgiunto, eccetera, eccetera. In quell'occasione mi sono trovato quindi nella mia prima esperienza di consigliere comunale ad essere l'unico rappresentante di un partito che all'epoca peraltro era ben più diciamo in salute di adesso. In effetti avesse vinto Cassone avremmo eletto 5 consiglieri comunali solo come rifondazione, un paio di comunisti italiani, altri verdi, insomma c'è cioè la sinistra nella nostra città avrebbe avuto sicuramente una prospettiva ben diversa. In realtà mi sono trovato appunto per rifondazione ad essere l'unico consigliere comunale e diciamo non avendo una grandissima sponda in altri partiti della sinistra presenti all'interno del consiglio comunale che insomma uno alla volta si sono lasciati ammaliare diciamo dalla necessità di governare questa città alla sinistra. Secondo me insomma è stata la stagione più negativa che la nostra città abbia vissuto, e questo non per giustificare diciamo i 4 anni finora vissuti con la giunta Orsoni, ma credo che molte delle scelte che sono state compiute e rispetto alle quali ho mantenuto una quando dico io lo dico qui perché ho passato 7, 8 anni, 9 anni insomma in consiglio comunale sempre essendo l'unico rappresentante della mia forza politica, però in consiglio usando sempre noi il plurale, perché insomma io credo di essere lì non in virtù dei miei occhi più o meno belli, ma perché appunto rappresento un gruppo collettivo che è tuttora importante insomma, ecco. Dicevo insomma quella cosa lì ci ha lasciato una serie di eredità in termini di che ancora oggi stiamo pagando insomma la spremitura a freddo del casinò piuttosto che le idee sul Lido eccetera eccetera. 2010 sono stato rieletto in consiglio comunale diciamo in un contesto più normalizzato tra virgolette, anche se appunto, credo che comunque insomma sia tuttora una normalità molto 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 relativa. In effetti la giunta Orsoni diciamo è meno sbilanciata forse di quella precedente, o meglio ha quantomeno una interfaccia del consiglio comunale che è maggiormente normale sul piano della democrazia. Credo però che si tratti veramente di una fase di passaggio, di transito rispetto alla quale noi dovremmo in qualche modo lavorare, perché credo veramente che questa città meriti altro. Io dico questo perché insomma la prossima volta spero di portare un paio di bravi giovani in consiglio comunale, comunisti eccetera, perché sarà questa sicuramente la mia ultima esperienza come consigliere comunale, perché credo insomma che un minimo di capacità di rinnovare il proprio corpo sia l'elemento fondamentale di un
di un qualsiasi corpo sano, se uno si rinnova naturalmente se ha un corpo sano, se non se i rinnovamenti sono traumatici vuol dire che qualcosa non va, se i rinnovamenti non ci sono tanto peggio, eccetera. Ho dimenticato di dire che nel frattempo, da qualche anno, insomma, e fino al mese scorso, ho fatto anche il segretario provinciale di Rifondazione Comunista, perché appunto all'indomani di della prima, diciamo, del debacle elettorale sul piano nazionale, che è stata secondo me la logica conseguenza, diciamo, di un, una parola forte, insomma, del tradimento dell'esperienza del governo Prodi, uso questa parola forte, insomma, anche se credo che, insomma, forse sia stato un tradimento più o meno consapevole, mettiamola così, ma mi è stato chiesto di assumere la responsabilità qui nel nostro territorio di mantenere vivo un ambito, appunto, collettivo, un partito come quello di Rifondazione Comunista, che comunque qui lo dico sapendo che poi ci conosciamo, abbiamo avuto delle esperienze anche, insomma, di dialettica, diciamo, vivace tra di noi, che Rifondazione è una esperienza che sicuramente andrà superata, ma che insomma è un'esperienza che non può essere chiusa, diciamo così, mettendo un cartello fuori dalla porta, semplicemente perché il mio terrore è che chiusa la porta di questo spazio politico, molti non è che vanno nella porta a fianco, molti rischiano di semplicemente tornarsene a casa, e io credo che questo sia sbagliato, ecco, sia da non fare. Ve lo dico, vi dico la verità, io spero ardentemente, insomma, che politicamente ci sia intanto, insomma, che costruirò un monumento a Berlusconi, se farà cadere sto governo, sto Parlamento, e ci manderà a votare con un sistema proporzionale puro, perché io credo che molti dei nostri guai siano cominciati esattamente quando abbiamo preso una deriva maggioritarista e anche, insomma, con tentazione di presidenzialismo, e spero, insomma, che si andrà a votare appunto ricostruendo quello che è il legame con la Costituzione, insomma, il principio di una testa, un voto è fondamentale. Le prossime europee spero ardentemente che l'Italia non sia il caso europeo in cui la sinistra si ritrova ad essere, no, isolata, autoisolata, ridotta, relegata su posizioni che sono così di mera testimonianza, inutili per il pezzo di mondo cui ci vogliamo riferire. Okay. Spero di essere stato... No, bravissimo. Sebastiano, mi pare, insomma, che hai dato gli elementi anche di ricostruzione di un percorso, quindi molto utile. Allora, evidentemente molto tentante discutere di tutta la serie di cose che hai proposto, soprattutto nell'ultimo pezzo, però direi che ci censuriamo su questa cosa, cioè sul dibattito sull'europeo, sul dibattito sulla geografia politica italiana. Siamo obbligati per economia di tempo di censurarci. E invece veniamo alla questione che è più rilevante, che tu in qualche modo però hai già anticipato, cioè, allora, avere una memoria di praticamente 9 anni di consiglio comunale è una buona memoria di quello che è accaduto, no? in questi 9 anni all'interno della città, soprattutto nel modo in cui appunto il consiglio comunale ha funzionato o non ha funzionato rispetto agli equilibri politici, rispetto alle grandi questioni, rispetto al problema della partecipazione, dell'informazione, eccetera. Questi sono temi che in qualche modo noi abbiamo sempre dibattuto e quindi li riproponiamo a te. Perché? Perché un po' in qualche modo, se facciamo un ragionamento molto molto semplificato, il livello di crisi della partecipazione democratica, della rappresentanza, lo misuriamo proprio nella difficoltà di accedere a un certo tipo di informazioni, di costruzione di un dibattito che permette ai cittadini di essere informati, di dire la loro, perché tutto questo si riduce spesso in una frammentazione anche delle grandi questioni che coinvolgono la città, per cui faccio un esempio, e poi probabilmente ci torneremo,
il tema del bilancio, il tema del patto di stabilità è un tema che è un leitmotiv, penso, a Venezia da 7-8 anni, no? E ogni volta il modo in cui viene posto alla cittadinanza è una sorta di out-out emergenziale sul fatto qui o salviamo oppure cade Troia, quindi no, ecco, cioè, una logica veramente a mio avviso poco educativa dal punto di vista cittadino, cioè sembra che ogni volta ci siano dei ricatti che non si capisce dove nascono e da dove vengono, che portano a delle scelte obbligate e che quindi cancellano puntualmente un dibattito vero sulle scelte, sulle priorità di spesa, sulle priorità di entrata, eccetera, eccetera. Ecco, io penso che anche questa volta è andata così. Personalmente, tra l'altro, l'ho seguito poco perché non ero in Italia, ma da poco che ho visto sui giornali mi sembra che il copione sia stato riprodotto tel quel. Allora, la prima domanda che mi sento di farti è proprio, se prendiamo come caso di studio il tema del bilancio, che però è un tema centrale, no, nel Consiglio Comunale, vuol dire, se c'è un tema su cui si misura un dibattito all'interno del Consiglio Comunale è proprio il discorso sul bilancio. Sul bilancio in tutte le sue forme, perché ormai non sappiamo più neanche distinguerle, cioè bilancio preventivo che teoricamente si dovrebbe chiudere, dovrebbe chiudere in primavera o in maniera ordinaria, si dovrebbe chiudere in maniera emergenziale il 30 giugno, ma poi c'è il famoso come si dice? Assestamento di bilancio, per cui alla fine non solo si arriva a ottobre, si è arrivati al 31 dicembre. Okay? Con questa volta abbiamo sforato il patto di stabilità. Allora, ti chiederei di darci una tua valutazione, un tuo giudizio su questa cosa, cioè soprattutto non tanto sui dettagli, perché poi magari ci torniamo nell'ultima parte, però sui meccanismi, sul modo in cui gli stessi consiglieri comunali sono messi di fronte a delle informazioni per compiere delle scelte. Se il dibattito è quello riportato nella stampa, c'è una tale frammentazione dell'informazione per cui non capisco come si formi un giudizio, un consigliere, no? O se invece la logica sia quella semplicemente, banalmente, del rispondere a ordini di partito, cioè a posizioni costruite, quindi all'obbedienza in qualche modo agli equilibri politici, che però mettono da parte qualsiasi dibattito vero sui contenuti, no? E questa cosa secondo me è un segno di una grande fragilità e crisi della democrazia, perché nel momento in cui le vere scelte che riguardano appunto le risorse di una città e il modo di impiegare e spendere queste risorse o investire meglio queste risorse, se questo viene meno, no, e tutto si riduce a un fatto di contabilità però anche abbastanza sbrindellata francamente, perché nessuno dà un quadro complessivo chiaro e comprensibile, penso che ci sia lì un deficit di democrazia. Allora, volevo capire tu come hai vissuto questi anni, perché appunto hai avuto la possibilità anche di confrontarle le diversi dibattiti sui bilanci, e che giudizio politico ne trai da questo, insomma. Ma diciamo, cominciamo col dire intanto, sì, che stati 9 anni di esperienza appunto diversi, insomma, cioè, sì, 5 anni li ho fatti come consigliere di opposizione puro, diciamo, oggi sono diversamente maggioranza, non so neanche come considerarmi, insomma, ecco, come considerarci meglio, nel senso che, insomma, avverto sicuramente il fatto che appunto c'è stato comunque una ricostruzione di un quadro normale, come dicevo prima, sul piano politico, però che è assolutamente insufficiente a corrispondere, diciamo, la storia, la sensibilità diffusa di questa città, insomma, che secondo me resta ancora una città nelle sue differenti articolazioni territoriali, però una città che è fondamentalmente una città di sinistra, insomma, cioè che dove alcune istanze sono ancora di casa, come le istanze della solidarietà, eccetera. Devo dire però che in questo senso
distingo le due parti, tra virgolette. Un po' più semplice è stata sicuramente l'esperienza, diciamo, con la giunta Cacciani, quello che secondo me ha fatto anche proprio delle scelte così macroscopiche, così, diciamo, indigeribili per chi appunto ha una provenienza politica di sinistra, eccetera, che e quindi lì, insomma, comunque era tutto più semplice, insomma, abbiamo fatto opposizione, provando sempre, insomma, noi a mantenere un ruolo, diciamo, tra virgolette, costruttivo di ragionamento, perché insomma noi non volevamo fare la Lega o quant'altro, insomma ogni momento istituzionale è un momento che va vissuto in maniera relativa, l'istituzione è un pezzo della vita politica, all'interno delle istituzioni contano i numeri sia all'interno dell'istituzione sia in città, e quindi insomma devo dire che come partito noi, l'esperienza della giunta Cacciari ci ha consentito appunto di fare un'opposizione forte, ma in alcuni casi anche produttiva, cioè voglio dire forti del fatto che forse eravamo anche un po' più in salute sul piano sociale, insomma, in effetti anche qui uno spartiacque dei primi 5 anni sono le elezioni del 2008, insomma, quando qualcosa è successo in Italia, però voglio dire non sono poche le cose che pur da un punto di vista di opposizione siamo riusciti a portare a casa anche in quell'esperienza. Con la giunta Orsoni appunto abbiamo un ruolo un pochino differente, insomma, un po' da grillo parlante all'interno della maggioranza. Io devo dire che in alcuni passaggi mi chiedo com'è che appunto ci tollerino ancora all'interno della maggioranza, e la risposta che però mi do, insomma, con grande onestà, è che probabilmente è un problema della sinistra della nostra città, insomma noi siamo credo avvertiti come insomma un fastidio sopportabile, tra virgolette, perché in città comunque la mobilitazione, il grado di mobilitazione sul piano sociale, culturale, eccetera, della sinistra, diciamo quella un po' più, è molto basso, insomma, onestamente, in alcuni passaggi anche, insomma, fondamentali di scelta del bilancio comunale, questa cosa si è vista. Un esempio su tutti: l'anno scorso noi al 16-17 dicembre, non mi ricordo più che giorno era, il Consiglio Comunale ha votato una delibera che era funzionale al mantenimento degli equilibri del patto di stabilità, cioè sono state vendute le quote della Save. Io devo dire la verità, mi sarei aspettato, insomma, un Consiglio Comunale con una mobilitazione, insomma, per quello che rappresentava quel passaggio, no? Abbiamo anche provato, insomma, in qualche modo a far girare, non c'era nessuno in Consiglio Comunale. Io ho votato contro perché appunto credo che fosse una votazione anche coerente, diciamo, con il mio voto sul PAT, che è stato un voto contrario, perché appunto ritenevo, insomma, un abdicare da parte dell'amministrazione rispetto soprattutto alle sfide fondamentali che si giocano anche oggi, insomma, la cosa di Marchi che vende i terreni non mi fa, però voglio dire, e quindi ho votato contro, però un voto che è rimasto lì, insomma, è rimasto lì dentro, nonostante fosse un'operazione a perdere palesemente per l'amministrazione sotto tutti i punti di vista, in materia, dal punto di vista del bilancio, dal punto di vista della politica, dal punto di vista proprio della capacità di mantenimento, insomma, di ruolo in quelle partite così fondamentali. Allora, questo dico che secondo me c'è veramente da ragionare sulla qualità della democrazia all'interno della quale noi inseriamo sia il ragionamento sulla rappresentanza, sia il ragionamento che è il passaggio, diciamo, l'evoluzione auspicabile, che è quello, no, della partecipazione. Allora, sulla rappresentanza noi
dobbiamo essere molto, molto onesti, appunto. Noi abbiamo un ventennio quantomeno di riforme del piano istituzionale che hanno poco a poco ridotto gli ambiti in cui la democrazia poteva giocarsi in maniera più aperta, cioè le assemblee rappresentative hanno ridotto in maniera progressiva il ruolo, fino a ridurre oggi a delle assemblee di ratifica di decisioni che vengono assunte su altri piani, sul piano tecnico, sul piano diciamo dell'accordo dell'economia, eccetera eccetera. Ma la sensazione è che complice anche il fatto che c'è, secondo me, un impoverimento della qualità di chi partecipa, insomma, alle assemblee appunto elettive, il consiglio comunale. Io adesso sono andato a vedermi la composizione dei consigli comunali negli anni 80-90, cioè, voglio dire, io quando sono entrato nel 2005 in consiglio comunale mi sarei aspettato di imparare a fare il consigliere comunale, appunto, sperando di avere un gruppo più nutrito, ma anche dagli altri. Devo dire che si impara sempre da tutto e da ogni passaggio della vita, però insomma, forse se non avessi fatto il consigliere comunale con De Michelis, magari qualcosa in più mi avrebbe lasciato, ecco, non lo so, uso uno che... e quindi, cioè, se passati progressivamente comunque dei consigli comunali all'interno dei quali si decideva anche la carta igienica da comprare, fino ai consigli comunali rispetto ai quali passano le cose con il voto dei soldatini, cioè, non so, sulla base di questa deriva si è riusciti ad imporre anche le scelte più strampalate, cioè, non so, penso al voto sul Palais Lumière. Ecco, però su questo tema per andare un po' più in profondità, Sebastiano, cioè, attenzione che c'è un'altra persona, Gilberto. Io ti chiederei, allora, perché fare uno sforzo ulteriore, perché è evidente che c'è una tendenza, voglio dire, che è più generale sullo svuotamento, appunto, perché questo è un dibattito che potremmo, mutatis mutandis, applicare al Parlamento, no? Cioè dire, vabbè, come svuotamento delle assemblee, come luoghi del dibattito, delle scelte. Però lo sforzo ulteriore che bisognerebbe provare a fare è capire, rispetto a una dinamica che quindi è di crisi istituzionale più complessiva a livello non soltanto italiano, ma ovviamente riguarda anche ambiti più ampi, penso al dibattito, per esempio, che sarebbe molto importante riportare come centro della discussione sul Parlamento europeo, per esempio, no? Anche lì, cioè, si apre un'altra questione: che cos'è il Parlamento europeo oggi, no? Rispetto ai processi decisionali, alla governance, eccetera. Però, stando su Verezzo, essendo un po' il localista, mi chiedo qual è il grado di responsabilità aggiunta che è identificabile su Venezia. Cioè, il modificarsi degli assetti, degli equilibri di interesse economico-politico della città, questa è la tesi che ti propongo, poi mi dici cosa ne pensi, favorisce, consiglia, stimola, promuove un massimo di opacità. Cioè, meno si capisce, meglio è, di dove stanno effettivamente i luoghi della decisione, le alleanze che si realizzano, eccetera eccetera. E evidentemente di questa cosa, mi assumo la responsabilità politica di quello che dico, Orsoni oggi è un garante importante in questo processo. Cioè, tu parli di normalizzazione, sicuramente Cacciari aveva partorito l'aborto, il mostro, però Orsoni mantiene parte di quella mostruosità, la mantiene viva e ben costruita, insomma, nei rapporti di forza tra alcune. Allora, quello che c'è è un processo di disappropriazione, e quanto invece poi tutto sommato ne siano anche responsabili, perché non c'è più probabilmente anche un legame vivo. Questo ce l'hanno detto alcuni consiglieri comunali, faccio dei nomi precisi, insomma, Jacopo Molina, Renzo Scarpa, altri hanno sollevato questo tema, cioè della difficoltà di mantenere vivo un legame con i cittadini nel essere alimentati poi dalle istanze, dalle posizioni, eccetera eccetera. Tu come la vedi questa cosa? Però ti dico in maniera anche un po' più puntuale.
perché perché altrimenti stiamo tutti dentro una grande crisi mi hai toccato nel vivo, perché ammetto che nella mia biografia politica ho omesso di dire che non ho il dono della sintesi, quindi però ci stavo in realtà arrivando, credo, nello spazio, insomma, che la tua domanda, rispetto al quale la tua domanda mi sollecita. Cioè, il quadro generale diventa mortale se calato in una città come Venezia, che è una città commissariata in quasi tutti i suoi ambiti di decisione strategica. Cioè, noi abbiamo abbiamo avuto una compresenza di poteri forti, si chiamano, insomma, che condizionano le scelte e che di fatto preordinano in molti casi, insomma, cioè, basti pensare che agli occhi di tutta l'Italia noi siamo seduti su una montagna d'oro, no? Cioè, dicono, cavolo, 5 miliardi e passa di euro per fare un'opera alle bocche di porto, eccetera, noi dovremmo avere i cittadini veneziani che pasteggiano a caviale e champagne, a chi gli piace. In realtà sappiamo che non è così, e sappiamo che sono scelte che in realtà hanno così sfiorato di striscio il dibattito, no, nel Consiglio Comunale di Venezia. Che è stato, anzi, è stato un dibattito che è stato affrontato e capovolto, insomma, dal sindaco dell'epoca, e poi, insomma, sappiamo com'è andata. Quindi, insomma, a Venezia noi abbiamo il problema veramente di restituire, di incidere sul quadro generale, facendo in modo che le assemblee, appunto, elettive e gli spazi in cui si esercita la democrazia della rappresentanza riconquistino un ruolo. E questo vale per il Consiglio Comunale, e hai ragione tu, vale per il Parlamento europeo, vale per il Parlamento italiano. Io l'ho detto prima, credo che per esempio il fatto di essere andati verso un sistema di natura maggioritaria sia uno dei problemi che abbiamo in questo paese. Il fatto di avere un sistema elettorale per le politiche, è stato adesso appunto spazzato via dalla Corte Costituzionale, che univa appunto una visione appunto bipolare quindi, insomma, con premi di maggioranza che neanche la legge scelta, voglio dire, no? Cioè, era un esercizio democratico a confronto, con le soglie di sbarramento, le cose, eccetera, hanno di fatto snaturato il fatto che l'attacco alla rappresentanza sia quotidiana. Cioè, quando si parla degli sprechi della politica, io lo dico, sono contrario a chiudere le province. Ma non perché mi sia innamorato delle province così come sono oggi, ma perché io credo che le province, i consigli provinciali dovrebbero riacquistare il ruolo, o meglio acquistare il ruolo, che magari oggi viene detenuto da una serie di carrozzoni inutili e assurdi, che non so, mi viene in mente le ATER, mi vengono in mente i consorzi bonifica, ma stessa cosa, voglio dire, quando si parla di tagliare i costi della politica si parla di tagliare il numero dei senatori, di tagliare il numero dei consiglieri, eccetera, eccetera. Fingendo di non vedere che c'è un disegno preciso che mira a indebolire la capacità del cittadino di avere un rapporto con l'istituzione e di il Senato, cioè non è che si propone di fare il Senato con gli stessi senatori che guadagnano un decimo, voglio dire, no? Si propone di tagliare o di tagliare il numero dei senatori, oppure di fare il Senato come si dice, Camera di secondo livello di rappresentanza, idem la città metropolitana. Cioè, voglio dire, sono tutte, secondo me, e rispondono, insomma, ad una logica ben precisa, ad un disegno ben preciso che punta a scardinare i principi. Traduce questo però in consiglio comunale, cioè, voglio dire, nella realtà, la mia impressione è che la delega di una quantità di attività a società a partecipazione comunale si occupano di queste cose ha distrutto anche la possibilità di controllo da parte dei rappresentanti eletti o dei consiglieri comunali. Cioè, mi pare che questo discorso deve essere riferito a cosa veramente non funziona nella pratica
posso dire che sfondi una porta aperta. Cioè io una volta Cacciari mi ha definito un nostalgico del DDR perché, in commissione, perché semplicemente perché avevo osato oppormi alla costituzione della fondazione dei musei civici. Perché io credo che io tornerei alle municipalizzate, io tornerei ai controlli diretti dei comuni, dei servizi. Io sono straconvinto che abbiamo fatto bene a sostenere i referendum per mantenere pubblici i servizi pubblici e appunto facendo il passaggio in più, ripubblici ulteriormente andando verso. Devo constatare che oggi e che negli ultimi decenni, con buona complicità da parte di una fetta consistente della intelligenza della sinistra del nostro paese, i processi sono andati in tutt'altra direzione. Cioè le principali privatizzazioni del nostro paese non le ha fatte il governo Berlusconi, le ha fatte i governi Prodi, voglio dire. Privatizzazione poi... Torna al comune, però. Dal 93 ad oggi ha governato il centro-sinistra con la parentesi della giunta Cacciari. Però ti faccio un esempio concreto, volevo dire un tema sul fatto, secondo me, che i mostriciattoli creati hanno continuato a procrearsi. Prendiamo Veritas. Veritas, l'amministratore delegato di Veritas è stato messo da Massimo Cacciari. Ed è esattamente ancora lì, cioè un pezzo della governance della città, mica da ridere, cioè dal punto di vista dei numeri e dei servizi, non ha avuto una modifica minima rispetto tra un ciclo politico e l'altro. Allora, la domanda è pertinente perché, secondo me, perché uno dice, ma insomma, alla fine decidono i cittadini quali sono gli equilibri di governance del governo della città, o la decide un meccanismo che in realtà è inattaccabile e incontrollabile? Perché questo è il dato. Ed esempio, per esempio, ti dico, non perché io ce l'abbia particolarmente con Razzini, cioè, voglio dire, tra l'altro, bravo tecnico, per carità, però è questo il dato. Il dato è che la politica su Veritas è stata delegata completamente. E che su cui io nel dibattito, voglio dire, al di là dell'uscita, ti ricordi quando ci fu la questione sull'aumento delle tariffe con Bettina, eccetera, però il livello di conoscenza di quali sono le scelte che su Merita vengono fatte dalla città sono praticamente pari a zero anche da parte dei consiglieri comunali, perché sono il controllo del comune nel nominare il gestore. L'esempio, Giovanni, cioè sul tema anche nazionale, è che noi siamo passati attraverso un referendum sull'acqua, che è stato l'elemento più importante politico di rottura, di segnale politico chiaro, dicendo vogliamo che i servizi siano pubblici, e dal punto di vista dei fatti non è cambiato nulla. Perché al di là delle rassicurazioni che ci dà Beppe Caccia ogni volta sul fatto che l'acqua comunque in Veritas è mantenuta secondo però di fatto, voglio dire, non è cambiato nulla dal punto di vista della situazione, cioè dobbiamo fidarci, no? E questo è il problema. È molto grave dal punto di vista della rialimentare un patto fiduciario democratico, se dobbiamo semplicemente fidarci senza sapere. Allora, io volevo fare una domanda che forse un po' esula, una cosa che io non capisco, faccio una domanda a tutti, non solo a te. Ed è questa, perché secondo voi Cacciari ha fatto questo tipo di operazioni a Venezia? Cioè, quali sono state le spinte che hanno... Non riesco a capirlo, perché venendo da un partito, tra virgolette, di sinistra, anche da una certa formazione, eccetera, io non ho seguito esattamente tutte le cose, però questa è una cosa che mi è sempre... che non capisco, insomma, mi piacerebbe che fosse esplicitata maggiormente. Penso che voi possiate dire delle cose che non sono delle semplici opinioni, bensì delle questioni più concrete, forse, penso, non so. Io comunque sulla questione di Veritas devo dire, tanto che sul piano tecnico anch'io credo che Razzini sia comunque uno abbastanza preparato, insomma, non discuto, certo, credo anche che insomma... sicuramente la nomina di un
di un amministratore delegato, sapete insomma, peraltro non dipende tanto dal consiglio comunale, anzi non dipende affatto dal consiglio comunale, ma è una prerogativa del sindaco che poi la gioca, immagino, insomma, su una base di competenze quando va bene, alcune volte spesso insomma anche sulla base di quelli che sono accordi politici con i partiti, voglio dire, credo di, insomma, non di non scandalizzare nessuno se dico questo, credo questa sia la realtà. Sottolineo anche insomma che appunto il partito che rappresento in consiglio comunale non ha di fatto insomma rappresentanti all'interno di società, diciamo, peraltro. Quindi insomma forse non so, anche questo la dice lunga su come noi siamo avvertiti all'interno della maggioranza. Il tema evidentemente insomma su Veritas noi abbiamo provato ad indirizzare al massimo le politiche nel senso della maggior utilità possibile, diciamo, per i cittadini, nel maggiore rispetto di quelli che sono i principi che ho esposto anche prima. In effetti il comune di Venezia è stato, credo, il primo comune di significative dimensioni che nel 2010 ha inserito il principio dell'acqua come bene comune e della gestione, diciamo, pubblica del servizio idrico all'interno del proprio statuto, su mia proposta, peraltro una delibera di iniziativa consiliare che è stata approvata nel 2010 o fine 2009, non mi ricordo, insomma, comunque prima ancora del referendum. Ed è uno dei motivi per cui quando l'assessore Ghetti ha deciso di andare all'assemblea dell'ATO a votare diciamo per l'aumento delle tariffe applicando eccetera, noi abbiamo potuto sollevare, diciamo, una questione di natura politica. Ripeto, è evidente che però noi oggi insomma sono d'accordo, insomma il consiglio comunale ha perso molto di quelle che sono le sue possibilità di applicare le sue prerogative, cioè di indirizzo, controllo di queste società che sono sempre più difficili da controllare, pur essendo, diciamo, società interamente di capitale pubblico o in alcuni casi addirittura di proprietà 100% del comune di Venezia. Su questo, ripeto, noi siamo all'indomani di una stagione in cui c'è stata un'ideologia tra virgolette della privatizzazione o comunque insomma no, dell'esternalizzazione di servizi, ideologia che è stata sostenuta e spinta no, dai tagli trasferimenti di locali, dalla progressiva ingerenza dello Stato anche in queste cose, cioè voglio dire la TARES o come cavolo si chiamerà l'anno prossimo, non devo ancora capirla, cioè ha uno spazio di manovra per l'ente locale, ma c'ha uno spazio diciamo di come si dice di ingabbiamento che viene dato dalle norme nazionali, che poi sono le norme che rispondono alla logica di pareggio di bilancio eccetera eccetera eccetera. Quindi è evidente che o si inverte una tendenza oppure insomma nei consigli comunali farai sempre più fatica, perché cioè, il quadro normativo certo non aiuta a recuperare il ruolo. Cioè io da questo punto di vista, tornando no, al tema della partecipazione, la comunicazione, l'informazione, evidentemente anche qui ci sta da capire qual è lo strumento che noi utilizziamo per veicolare le informazioni, non tanto ai consiglieri comunali che spesso e volte sono tenuti, diciamo, il più possibile nell'ignoranza delle cose, in modo magari da... Ma tra consiglieri comunali e territori capire quali sono gli strumenti della comunicazione, delle informazioni, del coinvolgimento, della condivisione delle scelte. Io appunto, ripeto, sono stato dal 2005 ad oggi come unico rappresentante del mio partito politico.
No, ti posso fare delle domande secche, faccio un po' il giornalista, anche se non è il mio mestiere. Sì. Le consulte, che sono uno strumento, che giudizio dai sulle consulte? Servono o non servono, o sono un baraccone inutile? I consigli, le municipalità, i consigli di municipalità. Me ne fai una alla volta, sì, ti rispondo. Va bene, okay. Consulte e le consulte. Le consulte sono degli snodi che dovrebbero essere fondamentali. Credo che in questo momento, però. È l'epoca in cui non. Scusa, cosa sono? Io non so niente. Beh, il Comune di Venezia negli anni ha dato vita a numerosi organismi di consultazione dei cittadini, delle associazioni, anche dei singoli cittadini. Sì, Ponte di Calatrava, che nome d'Arghe, insomma. No, consulta per la scuola, sono degli organismi, diciamo. Non di partecipazione, di consultazione, perché appunto questo ce n'è uno sulla scuola, uno sulla sanità, sull'ambiente, ce n'erano uno sul decoro, il turismo. Recentemente, su mia proposta, è stata istituita è stata regolamentata meglio e composta. La consulta per l'economia e il lavoro, che era prevista dallo statuto fin dalla sua prima stesura, non era mai stata attivata. Devo dire però che molto spesso si tratta, insomma, di organismi che sembrano organismi che dovrebbero servire al consiglio comunale e all'amministrazione più in generale, promossi dagli assessorati, però, o dal consiglio. No, sono direttamente previsti allo statuto. Sì. Ma perché sono referenti però a un assessore? Sono formate da, per esempio, io parlo per quello della scuola, sono formate per esempio da alcuni rappresentanti che vengono eletti nei consigli di classe, nei consigli di istituto. Sono varie modalità di formazione, sì. Però sono organismi previsti allo statuto. Consultazioni agli enti, cioè quindi agli enti, non cittadini. No, genitori per esempio nella scuola. All'ente scuola, all'ente turismo, no. Ai cittadini in senso lato. No, c'è una manifestazione di interesse. Chi vuole presentare la propria richiesta di partecipazione a e diventa come arriva a me, che magari sono un altro, non sono nel turismo né nella scuola, come che mi è arrivata questa roba? Non mi è mai risultata niente, voglio dire. Perché no? Non sono consultazioni, sono organismi di consultazione. Appunto, ma lei chiede come si fa la pubblicità, la trasparenza degli organismi. Diciamo che di solito dovrebbero essere formati attraverso avvisi pubblici che sulla base di requisiti, adesso non chiedetemi di conoscere tutti i regolamenti delle consulte, comunque ci sono nel sito del Comune di Venezia, sono consultabili. Sei d'accordo con me che il fatto che, voglio dire, già qui dentro non si sa perché esistono le consulte, già dice che però attenzione che sono molto spesso, e qui è uno dei temi, cioè le consulte sono conosciute da alcuni e non conosciute da altri, non so se più o meno disattenti, eccetera. Però voglio dire, il fatto sta che no, questo mi dà da pensare sicuramente. No, ma certo. Quindi comunque tu, insomma, tu ritieni che le consulte siano utili, sarebbero utili. Hanno portato frutti qualcosa queste consulte? C'è qualcosa dipende dalle stagioni. Che si può citare, dipende dalle stagioni. Ha fatto quello. Per esempio, secondo me la consulta sulla sanità nel corso degli anni ha conosciuto anche dei momenti di discussione e di apporto costruttivo che sono stati sicuramente utili per il Consiglio Comunale. Che però è stata sostituita negli ultimi due anni da un forum che è altra cosa. No, c'è sempre la consulta, dopodiché detto tra di noi, molto spesso non è semplice neanche far coesistere realtà associative e collettive che sono spesso anche hanno delle dinamiche, cioè non è semplice, la partecipazione non è una brutta bestia, non è semplice da maneggiare, io credo che non ci siano neanche regole, cioè le tavole della partecipazione sul Sinai non le hanno rilasciate,
e molto spesso le consulte, non so, anche quella insomma, sulla casa, penso alla consulta sulla casa, insomma, ho dimenticato di dire, cioè, sono implose per le dinamiche interne di discussione, eccetera, cioè, è evidente che non è semplice, insomma, la democrazia, l'esercizio democratico non è semplice né all'interno dei consigli comunali, né probabilmente. Municipalità? Municipalità. Allora, io sono un sostenitore fervente del decentramento amministrativo, credo però che così come viene applicato oggi nel Comune di Venezia sia demenziale. Allora, se io credo che il decentramento significhi che tu hai delle funzioni, quelle fondamentali che rimangono al centro, altre funzioni, quelle che sono delegabili, che sono diciamo più utili da inserire nei territori, che vanno delegate ai territori. Credo che il Comune di Venezia, cioè, probabilmente deve anche giustificare una macchina organizzativa burocratica di un certo peso, molto spesso questi processi di decentramento li fa in maniera così, alla volemose bene, e quindi sai che molto spesso le municipalità sono o il comune, non so quali di due, comunque sono inutili, cioè uno di due è di troppo, cioè che ci siano le politiche sociali che hanno i contributi all'affitto che li fa l'assessorato alla casa, i contributi di minimo vitale che li fa le municipalità, ora io capisco che si deve giustificare un direttore delle politiche abitative e un direttore della municipalità, però secondo me questa cosa qua è assurda. Allora, devo dire che per quanto mi riguarda, se le municipalità devono essere questa cosa qua che abbiamo conosciuto in questi anni, meglio so, tornare ai consigli di quartiere, ma degli anni 70, che almeno erano 36, mi pare all'inizio, i consigli di quartiere di Venezia all'inizio degli anni 70. Non avevano poteri reali, praticamente di nulla, ma avevano una capacità di prossimità ai territori che li rendeva degli snodi fondamentali, importanti di dibattito politico, eccetera. Questa è la mia idea. Uh-huh. Però io sarei su tutto quello che è il movimento della democrazia partecipativa che è nato, le modifiche dello statuto, eccetera, qual è la tua valutazione? Ma io devo dire che le modifiche, secondo me, le modifiche dello statuto e il regolamento che è stato approvato in materia di partecipazione sono stati due buoni passaggi, secondo me. Però attenti che di regolamenti scritti benissimo ce n'è, anche altri. Non lastricate le vie. dopodiché dopodiché appunto devono essere applicati, e qui serve la disponibilità sicuramente dell'ente a incentivare ad agevolare i processi di partecipazione, e quindi il ragionamento sui bilanci partecipativi, eccetera, è assolutamente, insomma, sarà sempre troppo tardi. Serve anche, d'altro canto, insomma, la capacità di costruire i luoghi in cui la partecipazione si elabora, si cucina, non so come dire, e qui torno a quello che dicevo prima, quali sono gli ambiti in cui si discute, in cui si fa informazione, in cui si condividono le scelte. Io ho la mia idea, e l'ho detta all'inizio in premessa, io sono uno di quelli che pensa che i partiti dovrebbero avere un ruolo di collegamento, eccetera. Purtroppo anche questi sono stati un pezzo alla volta smontati. Ma il partito ha una posizione ideologica, no? Molto spesso, no? Sì, l'aveva forse, adesso l'aveva. Io so di una persona, facciamo la località, ma comunque a Venezia, che comincia le riunioni facendo un elenco dei problemi universali, poi europei, poi italiani, poi veneziani, e con questo abbiamo concluso la serata e ci salutiamo tutti. Non si parla di niente. Comunque io dico una cosa, che però lo ripeto, io so che porto qui un punto di vista, appunto, di parte, mi sono chiarato all'inizio, io quando vado nel mio partito
pretendo che mi facciano l'esame del DNA come state facendo qui stasera e anche di più, che mi chiedano, che mi sollecitino. Adesso aspetta, io sono unico consigliere comunale, la prima volta 9 anni fa c'era chi mi telefonava il giorno prima del primo consiglio comunale dicendomi: ma guarda, dai, bravissimo perché hai preso un sacco di preferenze venendo dal nulla eccetera, però adesso ti dimetti, vero? No, mi telefonava perché io ho detto: guarda, non so, fatemi almeno qualcuno del tuo partito? Eh? No, sì, qualcuno del tuo partito? Certo. E io ho detto: guarda, almeno lasciatemi provare, insomma. Poi ho visto, insomma, in qualche modo che non sono ancora morto, anzi, insomma, sono, penso, il consigliere comunale che negli ultimi 9 anni ha fatto maggiori iniziative, attività, maggiori iniziative in termini di interrogazioni, mozioni, delibere presentate, insomma, cerco di essere il più preparato possibile, eccetera, ma ripeto, non è perché sono particolarmente intelligente, ma è perché ho alle mie spalle un'intelligenza collettiva che mi supporta. Allora, io non so se deve essere, anzi sono sicuro che non deve essere il partito, la Rifondazione Comunista che accoglie tutti gli orfani di strutture organizzate, eccetera. Però, appunto, capiamo come si costruiscono questi spazi in cui, devo dire, questo di stasera è uno spazio sicuramente utile per me. Mi scuso perché sono arrivato in ritardo e quindi affronto un argomento che ho sentito, che riguarda le società partecipate del comune. Allora, la più grande industria esistente a Venezia è quella delle società partecipate del comune. Insomma, ci sono 10-12 mila dipendenti, forse di più. Ma prendendo di mira quelle più grosse, la CTV e Veritas, queste qui negli ultimi anni hanno incrementato le tariffe del 30% o del 70%. La CTV del 30% e adesso si appresta e voi dovete approvare il Consiglio Comunale l'incremento di 1 euro, eccetera, aumenta ancora i prezzi dei biglietti. A fronte di un tasso di inflazione che è all'1,2, che è il minimo storico. Il minimo storico, quindi... Nel dopoguerra. Però, saremo ancora più verso la deflazione senza Ugo Bergamo. Senza Ugo Bergamo saremmo già in piena deflazione. No, ma lo dice dal punto di vista dei prezzi relativi, però. Che vuol dire? Ecco, allora, 30% io non entro nel merito di come sono organizzate queste aziende, non entro nel merito di chi nomina i componenti dei consigli di amministrazione, di chi nomina i dirigenti, eccetera, eccetera. La mia domanda è questa: voi in consiglio comunale controllate l'andamento di queste aziende rispetto a obiettivi? C'è un contratto di servizio che il comune è obbligato a fare per legge, un contratto di servizio annuale in cui si assegnano degli obiettivi a queste aziende. La domanda è: voi controllate se il contratto di servizio è applicato e quali sono i risultati conseguiti? Seconda domanda e dopo basta. Allora, l'hai detto tu che è stata una buona cosa quella di inserire nello statuto alcuni istituti di partecipazione democratica. Allora la domanda è questa: manca 1 anno e mezzo alle prossime elezioni, pensate come partito, il tuo, di su alcuni argomenti, 1, 2, 3, che riguardano il futuro sviluppo di questa città, di utilizzare questi strumenti di democrazia partecipativa per recuperare il rapporto con la città su argomenti concreti. Cioè non tanto per... per sapere cosa fare, ma per informare, perché questo sarebbe una vera funzione della nostra città. Sarebbe l'ideale che fosse per quello. Diciamo, sul tema delle aziende partecipate a cui facevi riferimento, in parte l'ho detto, cioè, è innegabile che c'è un quadro generale che pone in difficoltà la gestione dei servizi di controllo delle scelte di ACTV, di verifica rispetto al contratto di servizio, ma anche delle evoluzioni che sta, e della piega che sta prendendo.
ho l'impressione che sia, per esempio, questo uno degli ambiti in cui noi dovremmo ragionare sulla direzione che vogliamo far prendere alle nostre amministrazioni, alle nostre amministrazioni. Perché io credo che, per esempio, le scelte sono state compiute dall'amministrazione comunale di Venezia nell'ultimo anno siano scelte sbagliate. Credo che di fatto, nonostante le scaramucce, diciamo, di forma di facciata, il Comune di Venezia si stia ponendo come il miglior attuatore delle politiche della Regione del Veneto, di taglio del servizio di trasporto pubblico locale. Ora, siccome io sono convinto che il trasporto pubblico locale sia un servizio fondamentale, sia un bene comune, credo che avrò modo, insomma, di segnalarla sta cosa qui. Quando approveremo il bilancio, io proporrò di stralciare la proposta di aumento delle tariffe. Io credo che si debba fare dell'altro, credo che un'azienda come la nostra, fin tanto che appunto non torneremo all'ACNIL o a non so che, ma comunque debba attraversare, in primis contrapporsi alle politiche di taglio di trasferimenti statali, e diciamo potrebbe essere una battaglia ideologica. Secondariamente deve anche porsi, fin tanto che questo non avvenga, ma voglio dire, anche delle responsabilità precise, che non è che le politiche di taglio si decidono così in maniera astratta, ci sono dei governi che le decidono, ci sono delle organizzazioni che rappresentano, Mingardi piuttosto che Panettoni sono stati gli ultimi presidenti dell'associazione delle aziende del trasporto pubblico locale, voglio dire, cioè non è che siano, quindi ci sono responsabilità politiche, ogni partito, diciamo, ha la sua quota di responsabilità, noi abbiamo la nostra, e dicevo, primo contrapporsi a questa deriva. Io aggiungerei la prospettiva di ulteriore privatizzazione, di messa a gara, anche quella io sarei per metterci una bella, e poi in attesa di tutto ciò, una bella per contrapporci voglio dire, assolutamente. E però nel frattempo, fin tanto che questa bella società ideale non arriva, io credo che, per esempio, CTV dovrebbe essere un soggetto che va a mettere le mani nell'economia che un trasporto pubblico come quello specie di Venezia può sulla quale può contare. Cioè, voglio dire, adesso che ci sia una città nella quale c'è i vaporetti vengono tagliati, la linea 1, la linea 5, le circolari, eccetera, e poi abbiamo un soggetto misto pubblico-privato come Ari Laguna che fa la linea 1 con capolinea all'aeroporto, voglio dire, per me è sbagliato che magari Ari Laguna un domani si candidi ad essere il soggetto che unisce il tronchetto al porto e all'area marciana con i propri mezzi. Io credo sia sbagliato, deve farlo a CTV sta roba qua, non so, in collega, cioè, che ci siano flotte di operatori privati più o meno diciamo titolati a farlo, che uniscono il tronchetto con le isole dell'estuario, cioè mi va benissimo che ci sia anche questa iniziativa, ma credo che penso sia assurdo che non ci sia mai stata l'idea di, per esempio, creare un vaporetto che faccia questo tipo di servizio di linea. Magari nello stesso momento in cui si fanno litigare, come si dice, Torcello e Burano perché si taglia la navetta o cosa. Cioè, questo io credo, così è la... Poi l'altra domanda, scusa, era... Sulla partecipazione democratica. Ah, sì, no, sì, io credo, e magari stupirò anche qualcuno, ma io credo che dovremmo riuscire a farlo, però... Fai da solo. Esatto. la domanda è questa. La domanda che è prevista dal regolamento, quindi un consigliere comunale può proporre.
no, sì, sì, no, ma è normale, comunale anche da solo può proporre un'istruttoria partecipata. Certo, capisci che l'istruttoria partecipata non è che una mattina mi sveglio il più partecipativo del consiglio comunale, che non ci vuole neanche tanto, perché poi insomma io credo che la partecipazione per non essere svilita debba essere molto concreta, debba avere un limite di inizio, un limite di fine, degli obiettivi che sono raggiungibili. È tutto regolato nel regolamento, non prendere in maniera non sto parlando della burocrazia, sto parlando di processi politici. Basta che non facciate come con Forte Marghera, che lì c'è stata una partecipazione di 4.500 persone gestita dai singoli cittadini. E quando questi sono venuti in consiglio comunale a presentare il loro progetto, hanno sentito quattro interventi di quattro imbecilli di ingegneri che non hanno saputo dare una risposta nel merito. Allora, questo vuol dire depauperare il concetto e l'attività della partecipazione democratica, quando il potere politico non ascolta e non valuta quello che i cittadini propongono. Vedi anche il caso dell'IMOB, anche è stato per un periodo almeno, ho assistito a queste cose. Che cosa? Dell'IMOB, del fatto che c'era un comitato di cittadini, c'è ancora, che chiedeva che chi avesse la tessera, anche quella, che chiedeva che si potesse non timbrare con l'IMOB imbarcandosi nei vari vaporetti, nei bus, eccetera. Avendo l'abbonamento. No, tra l'altro, questo è stato un caso in cui ho visto, ho assistito a qualche consiglio comunale in cui c'era un palleggiamento e alla fine non si decideva niente. Per giochi di maggioranza e addirittura Forza Italia si è schierata con i cittadini, voglio dire. Diciamo che sai che è strumentalizzata. Sai che in quell'occasione non ho avuto problemi a schierarmi dalla parte di quei comitati, eccetera, anche se molti di quelli che venivano a parlarmi insomma si dichiaravano manifestamente di destra o di cose, eccetera. Credo che ci sia sui temi concreti, io insomma. Siccome credo che il Consiglio Comunale sia l'ambito in cui si esercita la rappresentanza di questa città, io non ho problemi ad essere molto proporzionalista, a creare anche alleanze, diciamo, no. E quindi è vero però che a un certo punto, come diceva quella nostra famosa concittadina Pietra Miliare della Cultura di Venezia, a un certo punto si strucca il bottone. E la maraviglia mi pare si strucca il bottone, e quando sei uno in più vinci, quando sei uno in meno la maggioranza è questa. Madame di la Palisse. Questo volevo dire a proposito anche della questione dei partiti, se hanno, cioè a me sembra il grande problema che non ci, i partiti attuali che abbiamo, Forza Italia non è un partito nel vecchio senso, il PD neanche a mio avviso, in quanto non hanno più dei progetti politici autonomi riferiti a un determinato settore della società, eccetera eccetera. Forse, non so, tu adesso qui come sei uno degli ultimi rappresentanti di una forza che almeno ha ancora un progetto politico alternativo a, al, chiamiamolo così, tucuro neoliberalismo dominante da tutte le parti. Quindi io penso che a livello, e questo mi sembra fondamentale però, visto che dall'altro lato diciamo sì, allora come si può ovviare a questo? A livello nazionale sì, forse con una legge proporzionale, ma neanche, perché sì, senz'altro è meglio, però diciamo questi partiti, il PD come partito è svuotato. Giovanni, mi permetti di agganciarmi? Posso integrare? Sì, un è svuotato, scusa, e quindi allora bisogna vedere come a livello
comunale si può Bisogna molto interessante voto, questo tema. Allora, io aggiungo solo un pezzettino molto concreto a, a Sebastiano. Siccome appunto si entra in una fase preparatoria alle prossime elezioni, no? Cioè stiamo entrando di fatto nell'anno in cui cominciamo. Allora, il tema che pone Susanna mi sembra molto rilevante, cioè dire, se i partiti oggi, prima i partiti avevano un loro, chiamiamolo così, progetto di società, progetto di città, e quindi era abbastanza facile dire, si costruiscono delle coalizioni fra progetti, espressione di partito, e quindi il concetto di coalizione di centro-sinistra nasce dall'idea che esistono dei partiti che esprimono affinità dal punto di vista progettuale e programmatico. Questa cosa oggi non c'è più, o almeno non c'è più nei grandi partiti. Allora, io dico, un partito come Rifondazione, che magari è portatore di un proprio progetto, poi dovremmo entrare un po' in dettagli, perché non si, cioè, non si fa promotore di un rovesciamento delle logiche? Vuol dire, non ragioniamo più di coalizione, ragazzi. Basta il giochetto che siccome dobbiamo difendere la sinistra o il centro-sinistra, continuiamo con questa ambiguità, con questa vischiosità. Basta, cioè io mi chiedo se tu te la senti di dire una roba del genere, perché se ci sentiamo di dire basta con le ambiguità, basta con le etichette, allora si apre un dibattito in cui si costruiscono le coalizioni a partire dalle affinità sui problemi, sulle cose. E allora tu non puoi stare nella stessa, dico tu Sebastiano, ma capiscimi cosa voglio dire dal punto di vista dell'esercizio, nella stessa coalizione in cui c'è la privatizzazione del casinò, la stessa logica in cui si fanno i giochetti sul palazzo del cinema, l'ospedale al mare, e non solo tu, ma forse anche altri che si considerano portatori di un progetto. Allora, io credo che questo sarebbe un grande esercizio di democrazia, che richiede sicuramente un esercizio di stare sulla fune senza paracadute, qui si può fare anche molto male cadendo, però è inevitabile, perché se il dibattito che noi riproponiamo è un dibattito, scegliamo l'etichetta e dietro l'etichetta niente, perché questo è il dato, o comunque cose talmente lontane e diverse che è impossibile ritrovarsi, io penso che questo giochetto qua nel 2015 non funziona più. Però volevo capire se su questa cosa tu sei d'accordo. Giovanni. No, io sono, voglio intervenire sulla stessa cosa, non sono affatto d'accordo che consideriamo, non so, Forza Italia e il PD come senza un programma, ce l'hanno chiarissimo, non hanno un programma esplicito, ma hanno un programma così evidente. Non hanno un programma dei nostri interessi, questo intendo. No, però Giovanni, a livello cittadino un programma neoliberale che non io ho sentito Cesare Campa qua dentro, ho sentito Cesare Campa e ho sentito Claudio Borghello. Dubito fortemente che tra Cesare Campa e Claudio Borghello ci siano delle distanze abissali e radicali di progetto di società. Ma loro sono pedine di un programma abitato, ma però non voglio discutere di questo, voglio chiedere a Sebastiano di una cosa palese, cioè quello che a noi interessa è come mai la cittadinanza di Venezia ignora completamente quello che sta capitando nel comune di Venezia, questo è il tema fondamentale per noi, cioè siamo arrivati a un punto che io ho avuto un'impressione molto buona dei consiglieri comunali di Venezia, ma anche da suicidio, nel senso che sono disperati, nel senso che dicono io so questo, capito questo, eccetera, ma non posso fare che suicidio, no, ma nessuno si suicida. È la voce comune. Però un po' di senso di non credendo, a differenza degli altri, non credendo nell'aldilà. Per noi non da suicidio, no, ma loro stanno bene dopo tutto. Che effettivamente, allora, il vero problema, cioè il vero difetto, non è tanto quello che succede nel consiglio comunale, da approvare o disapprovare, è quello che c'è stata ormai una separazione totale fra il consiglio comunale, organi rappresentativi e città. Allora il problema politico è questo, cioè è come si ricollega. Uno dei motivi per cui noi ci riuniamo qui è che abbiamo pensato può essere che si potrebbe cominciare a cercare di discutere delle cose a Cannareggio, cioè esattamente col concetto quasi del consiglio di quartiere, diciamo. Cioè proviamo a raccogliere le nostre impressioni e le impressioni dei consiglieri comunali e informare la gente di questo disastro, perché effettivamente un cittadino normale di media cultura quale io sono è sempre esterrefatto sentendo quello che ci hanno raccontato i consiglieri comunali, cioè di una totale impotenza. Quando tu dici, non so, i rappresentanti
vengono eletti dal sindaco e vabbè, spetta al sindaco, ma è una cosa da strangolare il sindaco, cioè nel senso che c'è veramente una patologia carissima dal punto di vista della democrazia. Allora, il vero problema è quello di discutere di come si riorganizza, partendo dal Consiglio Comunale, ma non solo, si ritorna al fatto che i comunali siano rappresentanti dei cittadini. Quello che invece mi delude un po' è quello che tu dici, io ho un riferimento, che sono il mio partito, ma la tragedia è che Rifondazione è troppo piccola per rappresentare i cittadini di Venezia. E il problema invece è di ricominciare a riprendere un rapporto con i cittadini di informazione prima di tutto. Non è un problema di scelte politiche effettive, ma è inutile dire non dobbiamo privatizzare, dobbiamo dire gli effetti delle privatizzazioni che stanno avvenendo e mobilitare la gente su queste cose. Devo anche dire un'ultima cosa laterale, cioè la mia impressione è poi che in Rifondazione e in molta parte della sinistra c'è ancora un'immagine sociologicamente sbagliata, cioè che dobbiamo prendere riferimento come c'è il problema della casa, cioè ci sono problemi frammentati e delle mobilitazioni frammentate. Questo è uno dei grandi risultati della politica conservatrice italiana. Tutti sono contenti se c'è NOTAV, eccetera, perché sono cose che stanno in Valle Susa oppure che stanno a Vicenza, ma non riescono a collegarsi. E tutta questa operazione, adesso ieri in Spagna c'è una grande dimostrazione a Burgos perché vogliono fare una grande strada e i cittadini non la vogliono. E alla fine hanno vinto, ma tutti se ne fregavano, dicevano è un caso di Burgos, ma non ci riguarda. Allora il vero problema è che le mobilitazioni di oggi sono mobilitazioni sociali rilevanti, penso ai pendolari, è una categoria sociale straordinariamente importante, molto più importante delle tradizionali in qualche modo, perché sta avvenendo una vera tragedia. Allora, io penso che quello che noi dobbiamo fare è quello di riprendere e di studiare come a livello di base, iperlocale, ma riprendere un'informazione su come questi meccanismi stanno mascherando il fatto che la politica ha perso ogni rapporto con la cittadinanza e quindi la rappresentanza non è più quella che si elegge, la rappresentanza è quella che è in grado di rappresentare effettivamente. C'era Franco, poi Sebastiano. Gina, dopo questi interventi io avevo qualche incertezza a intervenire, francamente, perché il mio era un po' troppo aspro. A Sebastiano te lo dico lo stesso, valutate tutti voi se... Io avevo fatto una serie di appunti su una tua frase, Venezia è ancora di sinistra. E vicino ho fatto un elenco di cose terrificanti. Venezia è ancora di sinistra. E ancora? Di sinistra. Allora, Venezia è una città che sta conservando dal punto di vista politico tutto. Non muta niente, non cambia niente. Se aiuta le imprese terziarie maturissime e che non investono assolutamente niente. Vi sono delle diseconomie culturali incredibili. Allora, su questa situazione, come fare un progetto città? E qui mi ricollego agli interventi. Cioè, voglio dire, se la sinistra non sa fare più il suo lavoro, come fare un progetto città? Perché, intendiamoci, non è che la destra lo saprebbe fare, vero? Anzi, probabilmente aiuterebbe ancora di più le corporazioni della città. Quindi noi abbiamo bisogno, soprattutto, di una nuova economia culturale. Noi abbiamo bisogno di cambiare il nostro linguaggio, noi abbiamo bisogno di ammodernare i nostri concetti. Sempre a un fine, quello di un progetto città, e sempre a un fine di
lasciare spazio alle comunità, come diceva Giovanni. Alle nuove categorie, soprattutto, anche come diceva Giovanni, nuove categorie non corporative, tipo pendolari. La confusione. Ah, certo. Il sindaco, che abbiamo detto con il sindaco, è una cosa agghiacciante. E tutti noi abbiamo contribuito. Era obbligatorio, voleva solo che fosse lui, benissimo. Era certo che così avremmo sbaragliato il cometa, benissimo, ma lì forse è la fine del cometa che ho sorto. Io sono preoccupato, ti dico, guardo meno al passato che al futuro, perché non vorrei che questo dispositivo si riproduca perché nel giro di pochi mesi. No, io aspetto una risposta, okay. Dopo la mia genere, quindi... non so che si aggiunge carne in continuazione. Sarà una serata tranquilla. Dopo io riprendo anche la mia, perché me l'ho studiato le domande che avete fatto a casa, ma non le avete chiesto come si ricomponeva la sinistra. No, perché non era però ci ha detto che ci voleva invitare, che lui sta facendo una scuola di politica. Sì, lui invita tutti e poi mi vende i biglietti delle sue lotterie. Vedete che conosco i polli e le volpi sotto il braccio. Allora, ma che discorso? Spesso si brutalizza, insomma, effettivamente mi rendo conto che dire Venezia è ancora una città di sinistra suona un po' così, disorienta. Se poi poco prima ho detto, ma i commissariamenti, i poteri forti, eccetera, cioè è difficile farli stare assieme. Dico solo che comunque io credo esista un tessuto, insomma, di sinistra che proviene da una storia, probabilmente anche da dal modello di città che nel passato Venezia è stata, insomma, c'è una città unica al mondo, insomma, in cui si cammina, ci si incontra, ci si contamina, ecco, e questi sono concetti secondo me molto. Devo dire una cosa, insomma, che anch'io sono d'accordo che in realtà, allora, in primis ci siano partiti che oggi sono sicuramente i partiti, cioè Forza Italia e il Partito Democratico, quelli che sono stati citati, sono partiti. Credo che siano sempre meno dei partiti, diciamo, assimilabili a quelli che noi eravamo abituati a concepire come i partiti della Costituzione, che ci regalava la Costituzione, cioè sono partiti in cui un po' alla volta, insomma, i processi sono sempre più forse sincronizzati per rispondere più che alla necessità di democrazia di base, alla necessità di discussione di altre dinamiche, voglio dire, ma perché provengo anche da una certa storia, so che è più semplice nelle stanze dei partiti, nelle stesse stanze dei partiti in cui magari si facevano riunioni sulla politica, sui modelli di città, eccetera, è più facile oggi sentire, ragionare di chi deve essere nominato nel consiglio di amministrazione di Veritas, piuttosto che altro. Cioè sono partiti che hanno probabilmente rispondono ad altre esigenze, ad un'altra storia, insomma. D'altronde il mondo è cambiato, io, insomma, stavo a Genova pensando che un altro mondo fosse possibile, insomma, quindi voglio dire, è evidente che lo dico sapendo che siamo parte di una sconfitta, insomma, la sinistra in questo momento, che però, insomma, non siamo ancora morti e quindi possiamo sicuramente, no, immaginare ed essere protagonisti di costruzione di un futuro altro anche per la nostra città. È evidente che io credo, insomma, che quando dico Via Ciò, rifondazione alla quale riferisco, non sto dicendo, pensavo anche di averlo detto, che io mi sia soddisfatto e contento, insomma, cioè, questo ambito, io rispondo a loro bene, no, anzi lo pongo in maniera problematica, cioè io dico lì, quello è un ambito all'interno del quale riconosco la possibilità di avere un
uno scambio insomma di informazioni, di opinioni, eccetera, e quindi alla fine anche di riuscire a fare una sintesi di idee diverse, eccetera. Il problema che pongo io è capire se si riesce a costruire un altro spazio più grande di quello in cui questa cosa qui sia possibile, insomma, e io insomma, appunto lo dico credendoci e sperando insomma, che sia una categoria un po' così, perché se no sarei rimasto appunto nel PD, avrei fatto altro e magari... ora, come faremo? Io sono certo che occorrerà in qualche modo avere anche il coraggio di mollare le ancore e non rimanere legati a... così a, anche agli schemi che abbiamo conosciuto fino a 5 anni fa banalmente. Certo, vorrei anche però contestualmente che fosse un mollare le ancore produttivo, cioè non per andare in qualche posto, non per andare alla deriva, e questo è un problema, no? Perché appunto, ripeto, credo che noi abbiamo la responsabilità di mantenere comunque anche uno spazio politico che è uno spazio politico importante in città, perché voglio dire, se in consiglio comunale adesso mancasse una prospettiva della sinistra, cioè voglio dire, non solo alcuni temi sarebbero probabilmente tranquillamente evitati, cioè, penso a tutte le votazioni che ci hanno portato a Venezia ad istituire, non so, il punteggio per chi partecipa ai bandi della casa, alle cosiddette coppie di fatto, penso alla delibera sul testamento biologico che è stata approvata dopo un anno di discussione, penso, non so, alle proposte che sta facendo Camilla Seibezzi rispetto alla genitorialità, al concetto di famiglia, penso al fatto che se non ci fosse l'intervento appunto di un pezzo, del pezzo che rappresento all'interno del Consiglio Comunale, non ci sarebbe stato all'interno del bilancio comunale un 1 milione di euro messo per realizzare progetti di lavori di pubblica utilità, non ci sarebbero stati i soldi per fare i tirocini formativi, gli sportelli di forma lavoro, cioè dico... Non funzionano niente gli sportelli di forma lavoro, allora comunque non importa. Non so, vabbè, adesso no, io forse dico... Forse, vabbè, dopo faccio la domanda. Però voglio dire... Comunque no, c'è un pezzo di politica che io credo meriti di essere rappresentata, perché sennò insomma non è che va meglio se non... Certo. Posso fare la mia domanda? Sì. Allora, poi c'è Vito che aspetta la sua risposta. Sì, io in pratica, in poche parole, sì, chiedo che secondo voi, secondo te, per persone che fanno politica, siete più competenti, avete seguito di più le cose già da 10 anni, appunto dal 2001, dal 2005 con le giunte Cacciari, perché Cacciari secondo voi ha fatto questo tipo di scelte che secondo me... sono appunto state, si stanno rivelando dannose per la città, tipo i commissariamenti, tipo appoggiare Costa prima, poi Corsoni, perché venendo dalla sinistra ha fatto, perché secondo me è utile, sarebbe utile, siccome questa spesso si dà tra virgolette la colpa a Cacciari della situazione che oggi c'è a Venezia. Esaminare il passato serve anche a capire meglio il futuro, perché? Ecco, questa... io credo che Cacciari abbia moltissime responsabilità, ecco, sì. Sì, non c'è dubbio, e ovviamente sempre di lui, ma questo non è che... ovviamente altrettante ne abbiamo. Però devo dire anche una cosa, e altrettante ce l'hanno i partiti che li hanno sostenuti, insomma, tra i quali iscrivo anche il mio, voglio dire, per la parte di responsabilità, ovviamente a chi ha un consenso maggiore spetta una quota di responsabilità molto maggiore, voglio dire, da questo punto di vista. Credo però che il motivo che è che appunto il Comune di Venezia si è ritrovato a fare i conti, o a concordare, non lo so bene cosa,
comunque una linea di, un'idea di città, la costruzione di un'idea di città con pezzi di poteri che insomma non rappresentano la città, no, ci sono, della ci città sono che rappresentano rappresenti di interessi di parte molto forti, molto forti, e con i quali devo dire che secondo me però si è anche inceppato qualche cosa, si è inceppato, perché cioè l'attuale sindaco, che voglio dire rispondeva secondo me all'identikit del sindaco perfetto per garantire i poteri forti, oggi no, e mi entra in crisi in questo tipo di rapporto, non so bene perché ragione. Io credo che ci sia anche insomma una come si dice, una ragione di debolezza del nostro paese. Credo che Massa Curati e le cricche completino la loro parabola, perché qualcuno secondo me ha in mente di sostituirle con altre, non perché ha in mente di riaprire i percorsi democratici o altro. Siamo, diciamocelo chiaramente, l'Italia è un paese che sta perdendo posizioni nel mondo, in capacità di competere, sta perdendo smalto sotto moltissimi punti di vista, economico, cioè, sociale, insomma, culturale, e voglio dire, Venezia secondo me rappresenta uno dei punti in cui questa debolezza si esprime, si manifesta nelle sue conseguenze più immediate. Cioè, adesso non ho votato a favore della vendita al casinò, dell'alienazione al casinò, perché io credo che noi, non perché io ritenga il casinò il fatto di, cioè, voglio dire, io trovo immorale che un comune non gioco neanche la tombola di Natale, io odio il gioco d'azzardo, eccetera. Però, quindi, voglio dire, se proprio dovessi privatizzare qualcosa nel mio mondo socialista, privatizzerei forse ma il fatto è che il casinò, il gioco d'azzardo magari pensa, quindi no, dal punto di vista il tema è che secondo me noi il casinò ci prepariamo a svenderlo, perché il comune di Venezia, come tutti i comuni, come il nostro paese, sono in uno stato di siamo in preda ai gravatari. Io ho sempre sostenuto una cosa peggiore, cioè che un modo per costruire una sorta di enclave mafiosa o ad alto rischio mafioso all'interno del territorio veneziano. Questa è ancora più grave dello svenderla. È ancora più grave dello svenderla. Perché vuol dire che ma le due cose vanno insomma, se c'è qualcuno in Italia e nel mondo che sa fare gli affari è la malavita. Organizzato, li costruisci, gli dici, ti do in mano un business che l'ho detto a disposizione anche con la sedicente legittimità. Oggi è tanto più così, e vi dirò di più: secondo me non arriverà un decreto salva Venezia se non nelle cose minimali. Spero che salvino almeno lo stipendio dei nostri dipendenti comunali, eccetera, ma il salva Venezia non arriverà mai, perché Venezia e il suo casinò, altri asset prestigiosi, Porto Marghera, eccetera, eccetera, sono parte di uno shopping che a livello internazionale qualcuno ha già in mente. Allora, è per questo che comunque riuscire a leggere la realtà con la lente, diciamo, della lettura vicina, ma anche sapere anche leggere da lontano è fondamentale, perché purtroppo siamo inseriti all'interno di un sistema che è molto peggio degli anni precedenti alle riforme dei consigli comunali, cioè, perché è un mondo che non è più con le polarità, diciamo, distinguibili, eccetera, con equilibrio. È un mondo in cui insomma la legge è più forte. Abbiamo poco tempo, allora c'è Gina che voleva fare una domanda. Ovviamente lei ha fatto delle premesse sulle quali avrei proprio molto da chiedere, eccetera, tipo perché no al taglio dei parlamentari, mi viene da dire. Se in America, in California, con lo stesso numero di abitanti hanno 200 parlamentari, guarda caso noi non dobbiamo avere 960. Adesso vabbè, comunque lei ha detto lei è un punto di, non voglio entrare, comunque ci sono, diciamo, diverse. Che non ritengo gli Stati Uniti la punta avanzata della democrazia. Ci sarà una logica dietro a quello che lei dice, che forse che a me senz'altro sfugge. Adesso io non voglio entrare nel merito, perché stiamo parlando di Venezia, per cui
ci sono poi tante cose, come anche volevo Ma anche il taglio di consiglieri comunali, perché dalla prossima tornata amministrativa i 46 consiglieri comunali diventeranno 36 per effetto dei tagli, della spesa pubblica. In realtà sono tagli di democrazia, è quello che dico io. Allora, io credo che chi fa politica debba anche avere la possibilità economicamente di farla per non essere ricattabile, eccetera. È un principio liberale, anche questo, non molto altro. Ma voglio dire, io sarei per ridurre, ripeto, gli stipendi? Ma a un decimo, 30.000, quanto prende? 15.000 euro? Un senatore, sì, ci arriva. 15.000, che prenda 1.500 come un consigliere, 3.000, non lo so. Questa cosa qua sarà perché io sono poco informata. Io li raddoppierei, se vuoi. Scusi, sarà perché sono poco informata, ma questa cosa qua. È stata detta a viva voce, cioè o sono io che non l'ho mai sentita stasera. Questa proposta? No, no, la dice fuori, se fuori. La proposta. Dico, rifondazione. Più volte. Ah sì? Ma io non l'ho mai sentita. Allora, c'era una domanda? Volevo chiedere sulla questione. È che non è facile leggere sui giornali, devo dire la verità. Ma la stampa che vedi. Non abbiamo una stampa favorevole. Comunque, siccome qua dopo non ci vediamo più, e c'è una cosa che mi brucia moltissimo, cioè io faccio una specie di autoconfessione, ho lavorato nella scuola, poi mi sono ritirata, sono andata, ho fatto un'altra professione, nel frattempo ho fatto tanto volontariato. Da allora non voto più Rifondazione, nel senso che ho visto tanti di quegli interessi di categoria all'interno dei volontariati che mi sono schifata, letteralmente, della politica, dei partiti politici. Allora, questo come premessa. Mi sembra che, comunque, qui abbiamo parlato, così, in senso piuttosto, per certi versi, anche vago, cioè, di fatto, noi abbiamo una città che sta andando in rovina. Ci sono un sacco di interventi che dovrebbero essere fatti nella città storica, gli abitanti che se ne vanno, non ci sono politiche per farli restare, c'è per esempio adesso qui anche un'altra cosa, cioè io non capisco come funzionate, perché anche Venezia è stata bocciata come capitale della cultura, va bene, e perché l'equipe che ha presentato il progetto è ancora lì pagata, cioè in questo senso non è per questo che è stato bocciato, No, non ho detto che è stato bocciato per questo, dico che una volta che è stato bocciato il progetto gli altri se ne vanno a casetta loro e non stanno lì ad essere pagati. Allora io dico, tutte queste scelte, cioè tutte queste cose dovrebbero farli saltare per aria, cioè non è possibile accettare che ci siano tutti questi interessi di parte che opprimono la città. Cioè, io non lo so, non si può più, non si può più neanche parlare. Faccio certamente garante dei giovani di Venezia, né di Maestra, né in provincia, però il lavoro è il problema fondamentale, che a Venezia non c'è più. Cioè, per quanto sia una città di turismo e tutto, non c'è più lavoro per i giovani veneziani. Non c'è più lavoro anche per i vecchi. Con tutto il dovuto rispetto per i signori un po' più di età avanzata, almeno un minimo in passato sono riusciti a farsi una casa o perlomeno una famiglia, sono riusciti ad averla, che adesso non riescono più a tirare avanti, d'accordo. Però per me che non riesco a farmi una famiglia perché non trovo lavoro. Cosa faccio? Non posso trovare lavoro perché le agenzie chiedono, o i negozi a Mestre chiedono la patente e l'automunito. Se non sei automunito ti escludono a priori. Io non posso mantenere la macchina se non ho un lavoro. Quindi mi sembra già assurdo richiederlo. A Venezia non ti prende nessuno, sono tutte a circolo chiuso, gli hotel sono a gestione familiare, gli ristoranti sono a gestione familiare, molti negozi sono comprate dai cinesi, il cinese non prende me, ma prende un cinese, quindi io non posso, non ho sbocchi, non ho uscite, non ho possibilità, non posso andare a lavorare a Mestre,
ma come ho detto non posso, andare a lavorare anche a San Donà, ma non posso neanche per quello, cioè io farei il pendolare, ma non posso, proprio perché non ho la macchina, non ho patente, non ho niente, la patente vabbè, la si recupera, mettiamo caso, ma la macchina non posso mantenerla, c'è bollo, benzina che aumenta ogni giorno, non posso, non potrei neanche fare il pendolare a Padova, è appena aumentata di... da mille a Padova da 80 centesimi a 2,80 euro, cioè non potrei fare neanche quello a sto punto. E io mi chiedo cosa se, però, se si può solo per sdrammatizzare, perché ho raccontato un episodio, io avevo un cugino famoso che si chiamava Vittorio Fo, allora si trattava di votare, non mi ricordo, le elezioni remote, tu non eri ancora nato, allora si votava per Nuova Sinistra Unita, allora io ho detto, ma Vittorio per chi votiamo? E dice, mi senti, votiamo Nuova Sinistra Unita, non avrà deputati, forse ne avrà uno, non farà male a nessuno. Invece non se l'ha avuti, se non ricordo, ma non è andata benissimo neanche quella. Scusa, posso aggiungere una cosa, siccome lo conosco, così volevo anche dire, a Venezia, aggiungo una piccola problematica proprio cittadina, a Venezia abbiamo, secondo me, abbiamo il problema, che è un problema anche, che i gatti sono scomparsi. Scusate, è un problema molto piccolo, è un problema molto piccolo, però che ha a che fare con i gattini. Abbiamo fatto tre No, fra l'altro ho avuto dei contrasti anche abbastanza forti con l'associazione animalistica animalista Dingo, la quale invece sostiene che i gatti vanno curati, però il metodo che usano è una forma di sterilizzazione di massa che alla fin fine provoca che non ci sono più gatti a Venezia. È un piccolo problema questo, però che in un ambiente cittadino ci siano degli animali liberi, secondo me sarebbe anche più bello. Tra l'altro il gatto è sempre stato un simbolo di Venezia. Quello che volevo dire è che ci sono le pantegane che sono aumentate e sono aumentate anche le spese per le delattizzazioni, per i gatti. Bravi, che tardi, torniamo su te. Ecco, scusate, no, questa piccola cosa. Volevo dire, lui ha fatto dei corsi per fare la guardia zoofila, però queste guardie zoofile io non le vedo in giro, guardie zoofile. Cioè voglio dire, anche quella sarebbe un ottimo sbocco per controllare per esempio la popolazione degli animali d'affezione qua a Venezia, quelli liberi. Per esempio a San Marino ci sono i cani liberi, i gatti liberi, faccio un esempio di una città dove c'è un massimo libertà e rispetto per gli animali, eppure non ci sono tragedie in giro, voglio dire. Anzi, è un metodo ecologico per esempio per tenere lontano la popolazione che sta aumentando in maniera esponenziale dei gatti, anche l'altro giorno ne ho visto qualcuno sotto casa. Comunque no, questo il discorso era per collegarmi al discorso del lavoro che volendo si potrebbero creare. Sì, c'è un impatto occupazionale. Posso dire un'ultimissima cosa prima, tanto ve la butto lì perché tanto so che non sarà risolvibile. Sì. Venezia, centro storico, è impraticabile perché viene un colpo allo stomaco quando si va alle Mercerie. Io non so di dove sia lei, di dove abita. Abita la Giudecca. Abita la Giudecca? No, abita a Mestre, ahimè. Ecco, abita Mestre, va bene. Comunque voglio dire, se uno va alle Mercerie, veramente è una tristezza pazzesca vedere i negozi che ci sono. Allora io mi domando, è possibile, visto che l'UNESCO ha, insomma, Venezia è una città particolare, no? Una città storica, una città, vabbè, sappiamo tutti, non vorrei che lo dica, ma non è possibile attraverso delle richieste, attraverso l'UNESCO, non lo so, chiedere che venga reintrodotto il sistema delle licenze nella città centro storico? Perché, dopo tutto, questo è un degrado del centro storico. Cioè, siccome mi pare che anche con le licenze dovrebbero cercare di valorizzare i centri storici, che c'è proprio, mi pare che sia anche scritto da qualche parte, in questo modo questo non sta succedendo. La legge Bersani, però mi pare che Venezia e Firenze e altri centri storici potevano essere fuori. Adesso io non capisco perché, insomma, ci sono troppi problemi per poter stare tranquilli e zitti oggigiorno. Voglio, non so che cosa vabbè, basta. Immagino che non puoi votare per votare
affrontare la cosa, e come si potrebbe dire, come si parla il discorso adesso che il signore è venuto appunto a parlare dei gatti, delle cose, dico questa roba qua. Ma pare che, insomma, magari ci prendiamo un'altra serata. Perché sono temi forti, cioè pesanti. Sì, però sono temi forti sui quali non si parla mai, e siccome io... è una cosa che mi brucia, ne tiro fuori. No, ma 2007 ho presentato una mozione in consiglio comunale contro la direttiva Bolkestein. Cosa? Contro la direttiva Bolkestein, sulle libere, che ha introdotto anche alcuni principi, diciamo, sulle liberalizzazioni, eccetera, che e magari, insomma, perché veramente c'è un tema, insomma, io pure sarei per governare i fenomeni, diciamo, del commercio, eccetera, però diciamo che di fronte a norme che affermano che c'è una libertà... Si possono anche cambiare, no? Ah, sì, ma non in comune. Le norme si cambiano nel Parlamento, il Parlamento europeo, io purtroppo rappresento una forza politica che non ha rappresentanti né in Parlamento né in Parlamento europeo. Però si può rinunciare, ce l'abbiamo in regione. Ma avete votato tutti i partiti, scusa. Sì, ma si può rinunciare, non si può continuare. No. Avete votato? Voi no. Li hanno votato. Però voglio dire, banalmente, insomma, si prova a tenere il punto. Adesso il prossimo consiglio comunale ci sarà consiglio comunale sul commercio sulle aree pubbliche. Anche qui noi stiamo in equilibrio tra le possibilità del comune e i principi di liberalizzazione del settore, cioè non è semplice per un comune avere il ruolo delle sovrintendenze, le cose, insomma. Sul tema dei gatti io provengo da una famiglia di gattari, quindi sono d'accordo, e adesso non so se però si riuscirà a creare posti di lavoro di guardie zoofile, perché in questo momento, voi sapete, peraltro, avendo sforato il patto di stabilità, non possiamo permetterci neanche di pensare di assumere personale oltre a quello che c'è già in questo momento in carico. La tassa di soggiorno spera che venga distribuita qua sul giornale di Via Domenica. I consigli comunali adesso vengono fatti al mattino, è un problema, adesso verranno fatti al mattino i consigli comunali. Solo sulla cosa, sul tema del lavoro, è un tema enorme, veramente, purtroppo io credo che qui noi scontiamo leggi italiane che sono, insomma, hanno precarizzato il mondo del lavoro in maniera insostenibile. Il fatto che noi abbiamo un paese che non ha una prospettiva economica, che non ha, e il fatto di avere un territorio nel quale purtroppo noi potremmo fare, ma chiedendo di arrivare alla sintesi, alla fine, però voglio affrontare il tema del lavoro, siccome io penso che il tema del lavoro è un tema talmente vasto e ampio che sarebbe anche stupido provare a toccarlo adesso. Però c'è un tema, secondo me, rilevante nel tuo agire politico, cioè tu hai la delega sul lavoro. Allora, io ti faccio una domanda a bruciapelo, perché poi penso che sia quello che interessa anche a lui. Di fronte a una situazione in cui tu metti la faccia su una roba come la delega del lavoro e dall'altro mi pare che il tuo giudizio è di impotenza però rispetto agli strumenti disponibili, non varrebbe la pena dire: caro Sony, ti ridò la delega? No, te la butto lì provocatoria, ma per capire, anche perché il tema di Marghera non è più nell'agenda politica di nessuno. No, cioè è scomparso completamente. L'unica maniera in cui torna all'agenda Marghera è sulla questione del porto, l'unico caso in cui torna Marghera fuori, se no non se ne parla più, sparito completamente. La questione dell'occupazione è un tema su cui neanche più ci sono i dati veri, perché l'unico che dà i dati è la CGA di Mestre, no? Allora anche lì non c'è più neanche un ufficio studio del comune che dica qual è lo stato di disagio sociale e occupazionale del comune veramente, perché qui c'è un pezzo di città sempre più ricca e un pezzo di città sempre più povera. Allora mi chiedo, nella tua posizione scomoda, Sebastiano, l'ultima domanda veramente, che poi penso che interessi assolutamente a loro. Cosa pensi di fare rispetto a questa delega del lavoro? Rispondo, spero chiaramente. Io ci abbiamo scommesso su questa delega,
qualcosa abbiamo fatto, non voglio dire che... perché insomma, magari tappabuchi, però ogni tanto insomma il fatto di far ritornare il Comune di Venezia in alcuni tavoli anche ministeriali su Fincantieri, su Ravinis, eccetera, è stato già qualcosa. Io credo però che effettivamente insomma sia mancato poi alla fine il coraggio necessario dell'amministrazione nel scommettere in questo ambito politico. L'abbiamo manifestato più volte al sindaco, l'ho manifestato più volte. Io credo che da qui al prossimo futuro in effetti dovrò rivedere la mia posizione, anche perché non guadagno neanche un euro, quindi insomma tolgo anche questa, insomma, mi chiamo l'assessore ma non ho niente nella struttura né nel monumento, però io sono per lasciare eventualmente in maniera politica, non da moglie abbandonata, no? O da marito abbandonato. È chiaro. Io sono per lasciare in maniera politica, e allora per questo sto cercando di capire come si lascia, facendo in modo che però il lavoro diventi il tema del futuro. Certo.